Pietà stona con il vostro personaggio. Non è pietà. Tu mi aiuterai. Regina conosce i miei metodi. Se io ti controllassi, lei lo saprebbe. Deve essere una tua scelta. Perché dovrei farlo? Perché, mio caro, io sono l'unica persona che può darti quello che vuoi. Ma davvero? Dopo il sortileggio che mia figlia pronuncerà, nella nuova terra dove porterà tutti, non ricorderai neanche chi sei. Quindi dimmi, capitano, pensi che potrai uccidere un uomo se non ti ricordi nemmeno di lui? Ma se farai quello che ti dico, ti garantisco non solo che lo ucciderai, ma che ne ricorderai ogni singolo momento. Beh, che cosa volete che faccia per voi? Devi portarmi da mia figlia. E io le strapperò il cuore. Soddisfatta? Ha opposto resistenza? Niente di problematico. Grazie. Ora lasciaci. Vorrei un momento da sola per dirle addio. Mi dispiace tanto, madre. Senza di te non sarei mai diventata la persona che hai davanti ora. Ma non avevo altra scelta. Ho dovuto farlo. Dopo che hai ucciso Daniel, mi hai detto qualcosa che non ho mai dimenticato. L'amore è una debolezza. Ebbene, tu sei la mia debolezza. Perché io ti amo, madre. Non posso rischiare portandoti nel nuovo mondo insieme a me. La tua presa sul mio cuore è troppo opprimente. E visto ciò che devo fare, non posso avere alcuna debolezza. Addio, madre. Che è successo? Non l'avete uccisa? Ora il mio piano è cambiato. E in che modo? Il sortilegio sta per arrivare. E noi dobbiamo proteggerci. Non sarebbe stato meglio riconciliarsi con lei prima che distruggesse questo mondo? Regina non ha bisogno di me. Non ora, non quando crede di aver quasi vinto. Ma ho ancora un posto nel suo cuore. E il sortilegio non durerà per sempre, finirà. Tra 28 anni arriverà una salvatrice e lo spezzerà. 28 anni? Non te ne accorgerai neanche. Sarai bloccato. E come te tutti gli altri in questa terra. Ma alla fine dell'incantesimo la nostra missione riprenderà. E in quell'istante, Regina avrà veramente perso qualsiasi cosa e avrà bisogno di me. Sarà allora che andremo nel nuovo mondo. Tu avrai la tua vendetta e io aiuterò a recuperare i pezzi.